Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate sul mio canale YouTube. Eccoci all'appuntamento del martedì con il Mixed Media. Oggi voglio dedicare questa pagina a due colori in particolare, così vediamo di approfondire un pochino la conoscenza del colore. Intanto guardiamo cosa ci dice la carta di oggi. La carta di oggi è una carta degli angeli. E ci vediamo, ecco. E la parola è umorismo. Umorismo e diciamo umorismo inteso come sorridere di se stessi. Questo è un po' anche la parola scritta sotto alla carta. Cosa vuol dire? Soprattutto in questo momento direi che è fondamentale guardare quello che ci succede, con un po' di ottimismo e con la voglia di sorridere di più. Siamo comunque in un momento particolare e in un momento veramente pesante, però vediamo comunque di trovare uno spiraglio di luce e credo sia importantissimo perché è fondamentale cercare di vivere questa situazione con un po' di sorriso, con un pochino meno di peso. Bene, direi che con questo pensiero e con la certezza che comunque siamo in grado di trovare il sorriso, andiamo a creare questa pagina, come vi dicevo, usando due colori. Vorrei usare due colori complementari. In questo caso oggi ho scelto di usare i toni dei gialli, degli arancio, quindi gialli arancio, e trovare poi il complementare. Mettiamo qua, vediamo così si vedono un po' meglio, e trovare poi il suo complementare che sarà il turchese. Quindi oggi lavoreremo con questi due colori. Inizio con la polvere, questa polvere qui Magical che ha i toni dell'arancio. Ne ho messa un pochettino sulla pagina, ora spruzzo con l'acqua. E ottengo questo bellissimo colore arancio, stupendo, stupendo. Ancora un po' di acqua. Ecco. E lascio che le gocce, preparatevi l'acqua vicino, ovviamente quando fate questi lavori sapete che avete bisogno di tutto l'occorrente. E lasciate che il colore giri, che l'acqua giochi con il colore. Questa è la cosa più bella di queste polveri, è veramente stupendo. Anche perché vi permette di stare con l'acqua, che è il simbolo delle emozioni, e con il colore, in questo caso l'arancio, i gialli sono i colori della gioia, della forza, delle sensazioni interiori, quindi sono colori che in questo momento sono perfetti, direi. Lasciate pure che il colore e l'acqua continuino nel loro gioco. Se volete potete aggiungere ancora un pochino di polvere. Attenzione, poca, perché queste polveri sono veramente molto. Ho esagerato, ma mi piace troppo questo colore. Infatti è un pigmento che sto finendo. Ancora una spruzzatina. Ah, fantastico. E vediamo se scende ancora un pochino. Vedete che io ho messo lo Scottex in modo da non rovinare il dietro, perché giustamente se no si bagnano anche le altre pagine. Bello, bello, bello. Guardate che meraviglia. Lasciamo che continui il gioco dell'acqua. Ricordatevi, l'acqua sono le emozioni. Per esempio, quando mi ricordo la mia insegnante mi faceva usare gli acquerelli,
mi faceva fare degli esercizi proprio per rimanere nell'acqua ed è una cosa molto molto interessante. Le emozioni sono tutte legate all'acqua. Lasciamo che ancora un pochino l'acqua lavori e poi andiamo ad aggiungere un altro colore. Ho aggiunto questo liquido, questo acrilico liquido della Finaber, che sono abbastanza, come posso dire, sì, liquidi, lo dice la parola stessa, e quindi non sono molto molto coprenti. Adesso aggiungo questo punto di giallo e vediamo cosa succede. Ecco. Fantastico, mi piace molto. Anche perché c'è ancora l'acqua. Questo punto con le polveri di arancio è semplicemente una bellissima immagine, bellissima. Ecco, non voglio rovinare questo disegno. Anzi, non è un disegno, ma è un gioco di colore. Adesso lo lascio asciugare. Allora, vi spiegavo che giallo, arancio, stiamo in questa linea di colore, in questi toni di colore. Perché? Perché questi toni di colore vogliono farvi rimanere, visto che oggi abbiamo utilizzato una carta che è proprio, scusate, che è proprio l'umorismo, quindi comunque il sorridere. Ecco. Questi toni di giallo, di arancio, vogliono farvi rimanere in questo contesto, in questo tono di colore, in questa energia che dà il tono dell'arancio, del giallo. Vi spiegavo prima, l'arancio è legato alla parte della pancia, quindi al sentire, e insieme all'acqua che abbiamo usato col pigmento, è proprio entrare nelle emozioni più profonde. Quindi rimaniamo in questi colori. Provate oggi a stare all'interno di questo colore e provate a sentire cosa vi racconta. Usate solamente questi, non uscite, da questo contesto, rimanete qua. Ora prendiamo uno stencil, io ho questo, però se ne avete altri ovviamente potete usare quello che più vi piace e usiamo a questo punto il tono del turchese. Il contrasto del nostro arancio. Preparate spugnetta, stencil e adesso vi faccio vedere. Ecco quindi stencil, spugnetta. Stencil, io ho usato sia questo che questo, quindi due stencil, spugnetta con il colore. Tamponate e questo è quello che poi vi appare a seconda ovviamente di che stencil volete usare. Non ho riempito eccessivamente la pagina perché adesso voglio aggiungere qualcos'altro. Quindi rimaniamo nell'arancio, rimaniamo nel turchese, vi ho spiegato prima, se andate a vedere c'è un altro video che ho fatto legato al colore turchese e se qualcuno non l'ha visto è esattamente questo. Eccolo qua. Questo ho lavorato in particolare con questo colore spiegando un pochino che cosa significa il turchese? Quindi poi se volete vi lascio il link e lo potete andare a vedere. Allora, ritorniamo al nostro tono di arancio, al nostro tono di turchese. Quindi rimanete in questo colore e provate a sentire le emozioni che vi dà rimanere in questo colore, che poi le andremo a scrivere sulla vostra pagina. Cominciate a scegliere degli abbellimenti per la vostra pagina e cercate fra le vostre carte, fra i vostri, avrete sicuramente scatole piene di ogni ben di Dio. Io ho, per esempio, ho messo qua in alto
questo pezzetto di un washi tape che ho comprato in America e mi piace tantissimo perché quando sono andata ovviamente ho fatto un po' di rifornimenti e avevo preso questi della Jane Davenport e ha queste immagini, questi piccoli, sono dei foglietti con dentro questi washi tape, ma pezzettini veramente, come vedete, piccoli, però disegnati da lei e sono molto 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 belli. E ho voluto metterli, adesso ne metterò qualche altro, in questa pagina perché voglio proprio ricordare questa pagina per quello che è questo momento, questo momento della mia vita e vorrei che lo faceste anche voi. Tenete a mente dove siete, cosa state facendo e qual è l'emozione che emerge. Ho continuato ad aggiungere. Ecco, vi faccio un po' vedere. Allora, come vedete, ho aggiunto tutta una serie di washi tape, in questo caso di parole, questa è un'altra strisciolina che è sempre all'interno di quelli della Jane Davenport. Ho messo un francobollo che viene da una ragazza che me l'ha mandato. Ho messo questa piccola scritta, ho aggiunto ancora parole, ho aggiunto questa immagine che per me ha un significato enorme. Io amo assolutamente il mare. Tantissimo. Questa tra l'altro è un'immagine di della Spagna, di un'isola della Spagna e quindi ha ancora più significato, ovviamente per me, sto parlando di quello che è la mia pagina, quindi ognuno di voi deve cercare di creare la propria pagina con quell'emozione, con quel ricordo, con quel particolare momento, perché la voglio mettere qua. Quindi ognuno di voi deve cercare di fare questo tipo di ricerca dentro di sé e oltretutto attraverso tutte le proprie carte o, ripeto, washi tape o altri, un fiore, un particolare, uno stampo. Sbizzarritevi, create, create, create. Adesso vado ad aggiungere ancora qualcosa, ma non voglio stravolgere più di tanto questa pagina. Voglio che questo particolare colore rimanga bene evidente perché mi piace tantissimo e perché mi dà una grande gioia. È un colore che io amo molto. Con questo contrasto del turchese fa emergere tantissimo quello che è proprio questo tipo di emozione. Il turchese insieme all'arancio. Quindi non discostatevi, non perdetevi in altre scelte, ma provate a rimanere concentrati su questa. Bene, io direi che potete aggiungere poi, quando avete finito la vostra pagina, potete aggiungere delle parole che saranno vostre, ovviamente, fanno parte del vostro journal, ma completate questa pagina con qualche cosa che sia assolutamente vostro, privato. Bene, io detto questo vi auguro una buonissima giornata, un sorriso splendente, vi auguro che vi divertiate nel fare questa pagina e ci risentiamo martedì prossimo con l'appuntamento del Mixed Media. Mi raccomando, seguitemi sul mio canale YouTube, iscrivetevi. Anche perché farò altri video legati alla parte invece più di patchwork, quindi se vi piace anche quello potete seguirmi anche su quello. Basta, ho detto tutto. Vi saluto, buona giornata e alla prossima!